nessuno. Quando andiamo alle comunali, per noi vale solo un principio, cioè la qualità del candidato, perché poi le città si amministrano così. E qui abbiamo bisogno intanto di una fortissima attenzione alla legalità, cioè al fatto che sia una persona onesta. E Maria Ida Episco è una dirigente scolastica, la scuola per noi è un fatto fondamentale. Quindi siamo molto contenti, anzi che ci sia una coalizione competitiva che può vincere. Quindi adesso sì, PD e Movimento 5 Stelle vanno bene, ci sono linee di condivisione? Ci sono sempre state, nel senso che noi quando andiamo alle comunali facciamo una valutazione, ripeto, che solo sulla qualità amministrativa succede in altre città che siamo andati col centrodestra per questa ragione. Per quello che concerne il piano nazionale, no. Le differenze sono molte, eppure ci sono delle tracce di lavoro che facciamo insieme. Salario minimo, spero la sanità, e su questo stiamo lavorando bene insieme, come lavoriamo con il governo sulla cancellazione dell'abuso d'ufficio e su altre cose. Credo che l'importante è sempre rimanere ancorati a cosa fa la politica, cosa è la proposta che fa, qual è la cosa, il candidato. Se non si fa questo, la gente si disamora perché si parla solo di destra, sinistra e coalizione. Renzi gli ha lanciato un invito, come risponde? No, ma l'ho risposto tante volte. Le strade sono definitivamente separate. Noi faremo la nostra corsa alle elezioni europee parlando con gli altri movimenti che si riconoscono, i partiti che si riconoscono nell'area liberale. Come si dice a Roma, ciccia. Ecco, un terzo polo con Fioroni invece si può ripensare, no? Beppe Fioroni è sicuramente un interlocutore. Noi abbiamo oggi un'area popolare all'interno di Azione, quindi che viene dalla tradizione democristiana, che si sta consolidando in maniera forte anche con l'arrivo di Elena Bonetti e Ettore Rosato, ma non solo, Marestella Germini, Mara Carfagna. Ecco, questo credo che dia un grande spazio in Azione a coloro che vengono da quella tradizione. Vede, io penso che l'Italia non può essere governata da un conflitto tra Berlinguer e Almirante, come diceva Enrico Letta, cioè solo tra la sinistra, e con Elly Schlein un po' più estrema, e la destra. Ci vuole un mondo in mezzo. Questo mondo era fatto una volta dal Partito Socialista, Partito Repubblicano, Partito Liberale, Democrazia Cristiana, Partito Socialdemocratico. Ecco, queste aree noi vogliamo rimetterle insieme. Il radicalismo di Schlein può far crescere Azione anche in vista delle europee? Io credo di sì. Non è tanto il radicalismo, il fatto di cercare, diciamo, un posizionamento, per quanto ci riguarda, che possa offrire un'ipotesi di governo. Cioè, come si gestisce la transizione ecologica, come si interviene sulla sanità. Noi siamo il partito del come, cioè spiegare sempre come si fa, e questo credo che ci radichi in un pragmatismo, una praticità di come si fanno le cose, managerialità, vogliamo dirla così, manca la politica. I vostri riferimenti sul territorio l'hanno definito una sorta di laboratorio politico, questo esperimento di coesione contro la destra sovranista, però l'11 non sarete in piazza. No, l'11 non saremo in piazza perché noi siamo in Parlamento, e il lavoro che facciamo, che io ho fatto sul salario minimo, è quello di portare in una stessa stanza Meloni, Schlein, Conte, il sottoscritto, per arrivare a chiudere un provvedimento che consente alle persone, in particolare nel sud, di lavorare e di arrivare a fine mese, che è la cosa più importante. Io ho invitato oggi, e lo rinvito da qui, la Meloni, Giorgia Meloni, visto che Giorgia Meloni è favorevole al salario minimo, a chiudere questo provvedimento.